Io non sono un tecnico e quindi ho cercato di semplificare quello che è successo in poche parole. Si prende una banca che è la più vecchia del mondo, 1472, un partito che in queste terre purtroppo comanda da anni, la ingloba sostanzialmente, la fa sua, si presta tramite la banca dei soldi per gestirli a proprio uso e consumo, e quando la banca fallisce fa pagare a noi la perdita della banca, questo in maniera molto semplice. Dopodiché il presidente dello stesso partito, ovvero Matteo Renzi, piazza il suo uomo tramite Padoan della JP Morgan, che ci porta nel 2016 a una perdita di 3,4 miliardi che paghiamo ancora una volta noi. E lo stesso presidente, ovvero Matteo Renzi, va alla direzione del PD e definisce il crack di questa banca, di Banca Etruria e delle altre, una questione di banchette, niente a che vedere con quello che c'è in Puglia e in Veneto. Allora Matteo Renzi ci dà due informazioni fondamentali. La prima, che per il PD i risparmi di centinaia di migliaia di italiani sono un problema di banchette. E la seconda, che ogni corrente del Partito Democratico è una corrente che rappresenta una precisa banca. Questo è il meccanismo nel quale ci hanno inserito politicamente parlando. No, noi, andando molto all'osso della questione, abbiamo sempre avuto due proposte fondamentali. Una, dividere di nuovo, e una volta per tutte, le banche d'affari dalle banche commerciali, perché è impensabile che chi dovrebbe tenere e garantire i nostri risparmi li possa investire in derivati per giocare in borsa e per fare speculazione finanziaria. E soprattutto, quando facendo questo perdono i nostri risparmi, dovrebbero loro pagare in primis e la politica che li ha coperti. Seconda cosa, ancora più importante, dividere le banche dalla politica, perché nel momento in cui un presidente del Consiglio può permettersi di ritenere una banca e i nostri investimenti qualcosa di piccolo, una banchetta, vuol dire che la politica ha usato a suo uso e consumo i nostri soldi impunemente, e questo non possiamo più lasciarglielo fare. E allora noi oggi siamo qui per testimoniare questo, per testimoniare che vanno fatte delle riforme, sì, ne abbiamo parlato di nazionalizzazione, io non sono un tecnico, ripeto, ma è chiaro che l'obiettivo non è quello di smantellare una banca, l'obiettivo è un gesto d'amore, come dicevamo prima, verso questa banca e verso una città che attorno a questa banca ha vissuto per centinaia di anni. Il gesto d'amore è nazionalizzarla per poter entrare, prendere tutti quelli che hanno speculato con i nostri soldi, mandarli, se va bene, a casa, se va male, in galera, e far ritornare i cittadini nella governance di questa banca come delle altre in Italia. Questo è quello che vogliamo. Non c'è nessuna catastrofe da portare su questa banca, c'è soltanto l'obiettivo sano di salvarla e di riportarla nelle mani vostre, di voi senesi e di voi italiani, cittadini italiani, che i soldi vostri avete messo in questa banca. Tutto qui, questo è il messaggio, e vi ringrazio se avete la voglia e il coraggio come noi di denunciare tra i vostri amici che non sono qui e tra i vostri amici che hanno a che fare con questa banca quello che è realmente successo, perché l'omertà uccide due volte.